Qui alla Princesa della Isla sono venuto per la prima volta 5 anni fa. Ci sono tornato per una storia affascinante, la storia di Alessandro che da quando ha iniziato a lavorare era alla ricerca dell'isola perduta, dell'isola incantata e ha rincorso questo sogno fino a quando è andato in pensione e poi esattamente 20 anni fa, nel 1997, è venuto qui, in quest'isola caraibica, sull'Oceano Atlantico e lo incontriamo per raccontarci tutto quello che è stata questa storia, non la storia solo degli ultimi 20 anni, ma degli ultimi 45 e poi soprattutto quello che sarà da qui in avanti.